Cosa volevi dimostrare? Io volevo dimostrare che non, se io non ho il diritto di viaggiare non ce l'ha nessuno. La legge è uguale per tutti, almeno io penso sia così o no. Ho cambiato la Costituzione. La legge non è uguale per tutti. Ma in questo momento non è uguale per tutti. Allora in questo momento siamo diversi. Allora facciamo i pullman per i non vaccinati e i pullman per i vaccinati, perché sui pullman il virus circola come se niente fosse. Perché? Ma lo vogliono fare? No, ma infatti se prendi un pullman a lunga percorrenza... Però quello a breve percorrenza, che è sempre molto più affollato di quello a lunga percorrenza... Ma tu perché non ti... No, io ti ho fatto una domanda, tu mi hai fatto una domanda... Su quello io non c'è, su quello non c'è. Perché non c'è? Che senso ha? Perché la mattina a Milano è sempre sarebbe successa una guerra. Nessuno avrebbe potuto. Allora facciamo le cose piano piano. Prima mettiamo su quella lunga percorrenza e poi la mettiamo su quella da piccola percorrenza. Ma cioè, e così è. Se poi non così deve essere. Sarà così. Sarà così. Allora se non c'è la guerra oggi c'è domani. Tu dici che ci... Io non ho detto che sarà. Tu hai detto che ci sarà una... Scoppiava la guerra. Se non c'è oggi allora la fate scoppiare domani. State facendo abituare le persone a varie restrizioni per poi poter mettere bombe a quelle pesanti o non lo sto capendo? No. Cerca di far capire alle persone che vaccinarsi obbligandole è importante, non è un... Come no, con la propaganda di terrore, certo, questa è propaganda di terrore, tu non ti puoi vaccinare, tu non viaggi, tu non hai il diritto a fare nulla. Tu perché non ti puoi vaccinare? Io non mi voglio vaccinare perché a me il virus non mi ammazza personalmente. Io metterei l'obbligo per le persone over 60, allora se fosse veramente così, perché sono quelle che si devono tutelare di più. Allora se un 60enne non si vuole vaccinare, un 80enne non si vuole vaccinare, mi devo vaccinare io per salvare a lui. Vabbè, allora mettiamo l'obbligo per gli over 60, se proprio dobbiamo metterlo. Allora un bambino di 3, allora aspetta un attimo, un bambino di 14 anni non può prendere un treno con la propria famiglia se non ha il Green Pass, deve per forza avere il Green Pass e il vaccino. È giusto così. Non dico che è giusto, però. No, io ti ho chiesto se è giusto. Non ti ho chiesto se è così. Allora nel nazismo era così, allora è così, basta. Finito così, giusto? No. Però tu sei certa che il virus... Ma è giusto, a Kabul è giusto che i talebani abbiano invaso Kabul, è giusto? No, è così però, giusto? Però non sono paragoni un po' azzardati, il nazismo e Kabul con il Green Pass. Io diritto di parole, faccio paragoni che voglio. La pandemia c'è anche a Kabul. Non è una pandemia a Kabul. Ma non è che la pandemia ha invaso Kabul, scusami, cioè non è lo stesso discorso, perdonami. Perché tu non puoi paragonarmi la pandemia al nazismo e la pandemia. No, io ho detto allora è successo, allora è così, allora va bene. Era questo il mio ragionamento. Almeno io parlo italiano correttamente. Io ho detto, allora non è giusto che i bambini di 13 anni si debbano, l'ha detto la signora qua presente a me, ha detto non è giusto, e io allora ho detto, allora però è così. Allora già era giusto anche nel nazismo, c'era il nazismo, beh, non è giusto però è così. Allora si può fare sempre... Ma così stiamo dividendo la società in due, non so se stiamo ridendo un politico, questo è un virus, questo è in fondo, no, allora i medici dicono che il Green Pass non ha nessuna correlazione con il virus. Okay, innanzitutto, ma infatti la medicina e la politica sono due cose diverse. La medicina dice, molti medici hanno detto che non è giusto mettere il Green Pass. Ah va bene, vedi, alla fine finisce così, va bene, però è così. Ma il fascismo non c'entra niente, i talebani non c'entra niente. No, allora non hai capito, ancora, ritorniamo, allora te lo devo rispiegare, perché io parlo italiano, signori, hai capito? Ma neanche c'era la signora, cosa ha capito? No, avete... Ma perché prendi in giro la signora? Ho detto che non c'era, non l'ho presa, in giro. Ho detto che la signora non era presente. La signora non era presente quando tu hai fatto quel discorso, quindi è inutile. Quindi inutile cosa? Cioè lei può dire quello che vuole. Ci mancherebbe, ognuno può dire quello che vuole. A me sembra che tu sia il genio assoluto e io devo stare zitta. Io che cosa ho detto? Ma cosa cazzo stai dicendo? Che cosa ho detto? Tu stai dicendo che io sto paragonando la pandemia a Kabul, ma cosa stai dicendo? E al nazismo, l'hai fatto? Tesoro, io ho detto solo un'altra cosa, io ho detto, la signora ha detto, te lo ripeto, perché mi sa che non hai capito, tu hai capito? Ma io non ho la detto. Signora ha detto lei non che l'ha detto. Non è. Ho detto non è giusto, ma è così. No, io ho detto che non è giusto. È giusto per noi. No, vabbè. Ma tu come fai a non aver paura della malattia? Esatto. Chi dà la certezza che non ti uccide, che non ti succede qualcosa di più? Ma sai chi ti ha la certezza che il vaccino ti faccia qualcosa di bene o di male? Quante
persone sono morti per i vaccini. Va bene, la scienza diceva che negli anni 30 gli omosessuali erano dei malati, dovevano stare nelle case di psichiatria. Allora la scienza è esatta. Continua a fare paragoni, ma cosa stai dicendo, raga? La scienza non è esatta. Però la scienza degli anni 30 e la scienza del 2021 sono un po' diverse. Vabbè, certo, quindi l'iniezione allora è diversa. Guarda, allora adesso le cose sono più veloci, allora vedere sul tuo corpo cosa succede è più veloce rispetto agli anni prima. Hai i mezzi per capire un po' più velocemente che cosa succederà, mentre negli anni 30 non avevi i mezzi che hai al giorno d'oggi. Questo okay, è andato di fatto. Ok, ma infatti quando mi dicono a me, ma i vaccini te li sei fatta quando quelli obbligatori quando eri piccola? Erano vaccini che ammazzavano ogni tipo di fascia di età della popolazione. O mi sbaglio? Non ammazzavano tutti le malattie dei vecchi? No, non ho capito. Prendeva ogni fascia di età, uccideva ogni fascia di età, bambini, vecchi, giovani e grandi, per quello li hanno messi obbligatori. Questo virus sta uccidendo giovani, bambini, vecchi, tutti? Sì, assolutamente. Sicuri? Ok, allora vai a parlare con un medico, andate a parlare con i medici, tutti voi che siete qua, e andate a parlare perché non è così. Non è così. Anche la polmonite ammazza giovani, vecchi, bambini e giovani. La cosa Ci sono le statistiche che dicono che i giovani non muoiono. Ma tu puoi infettare un altro, cosa c'entra? Tu giovane che lo prendi. Ma l'obbligo l'hanno messo per non far morire bambini e persone. Giovane? Puoi infettare uno di una fascia di età più alta. Purtroppo però puoi farlo anche col vaccino. Certo. Però col vaccino fa niente. Diminui. Se io e te siamo vaccinati, vabbè, virologi, da camera meno virologi, ci ammaliamo da camera meno grave. Sì, però se tu sei già